rosso, verde, blu, disco, bianco. Bene, finalmente è finito tutto. A questo punto ci spostiamo in cantina su un bel banco da lavoro, così iniziamo a vedere tutto il materiale che ho utilizzato per fare la retroilluminazione. Ci vediamo tra poco. Bene, eccoci quindi spostati qui sul banco da lavoro, dove dovrebbe vedersi tutto molto meglio. Partiamo subito dai due colori che ho selezionato: strip LED, luce fredda 6000K ed ancora l'RGB multicolor per dare un po' più di effetto e qualche eventualmente luce, dato che con, scusate, gioco di luce, dato che con il telecomando ho tranquillamente la possibilità di selezionare i giochi di luce, il colore che più mi piace, alzare e abbassare la luminosità e naturalmente accendere e spegnere la mia strip LED. Per quanto comunque vi consiglio di mettere un interruttore generale che spenga direttamente tutto l'alimentatore, perché naturalmente per alimentare le strip LED è necessario utilizzare un alimentatore che abbassa la tensione dai 220 ai 12 o 24 volt, dato che tendenzialmente le strip LED sono appunto da 12 o da 24 volt. In questo caso sono strisce LED da 24 volt. Che cosa è necessario sapere? Beh, lo avete già visto, qui ci sono due strisce LED. Perché? Perché tendenzialmente le bobine sono da 5 metri, io ho la parete che è alta 3 metri, quindi dovrò per forza di cose utilizzare due strisce. Naturalmente dovrò andarla a tagliare. Per chi non lo sapesse, non possiamo assolutamente tagliare la striscia LED dove vogliamo, ma dobbiamo rispettare i simboli che sono presenti sopra. Come vedete qui c'è appunto il simbolino di una forbicina che ci indica che possiamo assolutamente tagliare qua. Quello che ci avanza non lo buttiamo assolutamente, basterà grattare un pochettino l'isolante presente sopra e con il saldatore andare ad aggiungere una gocciolina di stagno e poi saldare altri due cavetti. Ricordatevi sempre di rispettare i colori per una semplicità di utilizzo, quindi il rosso sul più sul positivo e il meno sul nero negativo. Che cos'altro c'è da sapere? Beh, che vale la stessa regola anche per la striscia LED RGB. Eccolo qui il simbolino che ci indica che possiamo andare a tagliare le nostre strisce LED. Un altro consiglio sulle strisce LED, non le acquistate troppo cinesi, perché soprattutto nel caso di un lavoro come questo, dove dobbiamo creare una retroilluminazione di una parete, nel momento in cui magari si vanno a bruciare qualche LED, perché abbiamo acquistato una striscia LED troppo economica, sarà un lavoro, decisamente un lavorone, andare a smontare tutta la striscia, perché naturalmente non possiamo sostituire il singolo LED. Un'altra cosa molto importante, per quanto comunque è difficile ormai trovarle in produzione, occhio a quale striscia LED acquistate. Questa striscia LED, come potete vedere, ha presente dei LED dove ogni singolo LED emana i tre colori RGB e dove naturalmente miscelandoli mi crea tutta un'altra combinazione di colori. Esistono però strisce LED molto vecchie e soprattutto molto economiche dove ogni tre LED c'è un LED di un determinato colore, quindi nel caso dell'RGB naturalmente troveremo un LED rosso, uno blu, uno verde, poi di nuovo uno rosso, uno blu, uno verde e così via. Se selezioniamo il colore, che ne so io, rosso, ci saranno poi due LED spenti, piuttosto che se selezioniamo il verde ci saranno sempre due LED spenti, e soprattutto se decidiamo di miscelare magari il rosso con il verde avremo uno spazio, quello del blu, spento, e quindi fidatevi, la miscelazione dei colori sarà assolutamente pessima. Io ve lo sconsiglio vivamente, sono troppo economiche e non mi piacciono assolutamente. Poi, come si suol dire, non tutti i gusti sono alla menta. Per quanto riguarda l'accensione della strip LED, come vi dicevo, è molto semplice: rosso sul positivo, sul più, io in queste pinzette qui ho i 24 volt di un alimentatore stabilizzato, nero qui, e semplicemente la nostra striscia LED è accesa. Naturalmente la spengo subito. Perché? Perché le strisce LED hanno necessità di essere ben dissipate, altrimenti si bruciano facilmente e soprattutto il collante dietro si stacca. Torno a ripetere, non strisce LED economiche, perché se il collante presente dietro è troppo economico, dopo poche ore di accensione si scollano e sarà nuovamente un lavorone andarle a riattaccare sulla nostra barra di alluminio. Già, perché è necessario utilizzare sempre una lama di alluminio. Come potete vedere, questa è decisamente grossa e io vi consiglio di utilizzarla grossa. Questa qui è da 2 cm. Per quanto la striscia LED sia molto più sottile,
Questo perché? Perché così la nostra barretta in alluminio dissiperà tutto il calore. Come potete vedere, potrei tranquillamente mettere le due strisce LED vicine, ma ve lo sconsiglio vivamente. Anche perché, vi ripeto, se si bruciano è un lavorone dover poi rismontare tutto. Banalmente si toglie l'adesivo presente dietro e si va ad incollare sulla nostra lama in alluminio. Per incollare poi la lama sul legno, in questo caso, vi consiglio di utilizzare del silicone. Eventualmente magari mettete qualche pezzo di biadesivo per fare la pressione immediata, per fare l'incollaggio immediato, nell'attesa che il silicone si asciuga, altrimenti dovete stare lì a pressare la stecca finché non si è asciugato il silicone. A questo punto però è necessario parlarvi di che cosa? Del fatto che, come potete vedere, le strisce LED hanno il cavetto molto corto. Io, per una questione di semplicità, ho deciso di utilizzare del cavo di rete. Questo perché? Perché sono presenti le quattro coppie, quindi ho anche, tra l'altro, i colori che richiamano un pochettino le RGB, perché per il rosso utilizzerò l'arancione, per il blu utilizzerò appunto l'azzurrino blu ed ancora per il verde il verde, mentre per il negativo utilizzo il marrone. Vado a spelare tutti e due i cavetti e li tengo sempre uniti in coppia, così aumenta anche la superficie in rame che mi trasporterà corrente. Naturalmente potete trovare tranquillamente in commercio del cavo fatto apposta, vi lascio magari qualche link sotto in descrizione. Torno a ripetervi sempre che è necessario utilizzare un alimentatore e vi consiglio nuovamente: non acquistate alimentatori troppo cinesi, altrimenti vi procureranno un sacco di disturbi sulla rete. Ma soprattutto, un'altra cosa molto importante: se l'alimentatore non mi fornisce una tensione precisa, stabilizzata ed adeguata, in poco tempo le strisce LED si surriscaldano e si bruciano. Quindi occhio, non andate a risparmiare soprattutto sugli alimentatori stabilizzati. La connessione dell'alimentatore stabilizzato, beh, è molto semplice: basta semplicemente collegare fase neutro, il cavetto di terra, e poi, come potete vedere, qui abbiamo quattro poli dove naturalmente questo e questo sono collegati insieme, dove ci sarà il negativo, e questo stessa cosa saranno il positivo. Abbiamo poi qui un piccolo trimmer, un potenziometro che ci permette di selezionare la giusta tensione. Ci posizioniamo con il nostro multimetro qui sul positivo e sul negativo nel momento in cui la strip LED è già collegata ed alimentata, ed andiamo poi a selezionare la giusta tensione in uscita. Naturalmente, per quanto riguarda la potenza, è necessario fare la somma di tutte le potenze. Perché? Perché le strisce LED le andremo a collegare in parallelo. In parallelo vuol dire che tutti i rossi, tutti i positivi saranno collegati insieme e tutti i neri, i negativi saranno collegati insieme. Se dobbiamo collegare più di due strisce LED, come nel mio caso, vi sconsiglio vivamente di attraversare tutta la striscia LED e collegarci poi al termine, quindi dall'altro capo. Vi consiglio appunto di prendere le due strisce e farle partire in questo modo qua, in modo tale che la tensione partirà e si biforca per entrambe le strip LED, altrimenti la prima inizia magari a surriscaldarsi prima dell'altra. Ve lo sconsiglio, tendenzialmente è meglio non farlo, per quanto comunque nella lunghezza di 5 metri eventualmente si può fare. A questo punto sposto tutto quanto e vi faccio vedere come vado a sistemare il tutto. Accendo il saldatore e preparo tutto quanto. Eccolo, quindi qui il lavoro finito. Come vi dicevo, con del cavo di rete mi sono creato questa piccola prolunghina. Soprattutto ho rimosso il cavetto bianco, io una l'ho già fatta mentre l'altra devo ancora farla. Ho rimosso il cavetto bianco perché non mi permetteva di recuperare il connettore, e ho utilizzato questo pezzettino di cavo in modo tale da rispettare i colori. Perché non ho collegato direttamente il cavo rigido sulla strip LED? Perché appunto, essendo il cavo rigido, il cavo in rame più duro, non c'è quella giusta flessibilità e quindi c'è il rischio che le saldature si staccano dalla striscia LED. Ho anche poi arrotolato tutto quanto in una bobina più piccola, così riuscirò con più facilità a stenderla poi ed incollarla sulla lama in alluminio. Naturalmente prima vado ad incollare la striscia LED sulla lama in alluminio e poi incollerò la lama di alluminio direttamente sulla parete, come vi dicevo, utilizzando il silicone. A questo punto non mi resta che fare l'altra strip LED e poi andiamo a montare tutto. Bene, eccomi qua finalmente pronto per iniziare l'installazione vera e propria. Abbiamo quindi già incollato la strip LED sulla striscia in alluminio, sulla stecca, sulla lama in alluminio, chiamiamola come vogliamo, che ci permetterà appunto di dissipare la temperatura, l'alta temperatura della strip LED, così da farla durare di più. Naturalmente la strip LED compresa di stecca d'alluminio andrò ad incollarla qui.
devo prima nascondere questa parte qua. Come lo vado a fare? In molti mi avete chiesto appunto anche nel video precedente, il video appunto della costruzione della parete, vi lascio magari il link qui sotto in descrizione, mi raccomando andate a guardarlo. Per nascondere quindi questa zona qui andrò a utilizzare queste, che sono delle semplicissime fasce in MDF, spero riusciate a vederle, provo a mostrarvi la cima di qua, eccola qui, come vedete flette perché è talmente sottile che è flette su se stessa. Andrò quindi banalmente ad incollarla qui in modo tale da nascondere tutto. Un po' di informazioni. Allora, in primis, perché l'MDF? Beh, perché è il legno più facilmente verniciabile senza dover fare strani trattamenti. Dato che poi utilizzerò la stessa vernice che utilizzerò qua in parete, l'MDF direi che è assolutamente perfetto. Altra cosa, è assolutamente facile da lavorare, tant'è che da questo lato di qua, scusatemi, da questo lato di qua dove andrà poi sotto in battuta sul pavimento, ho creato questa sorta di piccolo scasso per andare in battuta sullo zoccolino. L'ho fatto tranquillamente con una forbice, avrei potuto farlo con strumenti, bancosega, quant'altro, ma fidatevi, diventa davvero molto complesso. Invece con una semplicissima tenaglia o con un seghetto a mano si riesce tranquillamente a lavorare. Vado ad incollarlo qui con del semplicissimo biadesivo, naturalmente metterò solo dei pezzi di biadesivo, e poi con del silicone acetico. Perché l'abbinamento biadesivo e silicone? Perché il silicone ci mette molto tempo ad asciugare, indicativamente 24 ore, dato che non ho intenzione di stare qui a pressare con il ditino finché il silicone si asciuga, andrò a mettere appunto dei pezzettini di biadesivo, in modo tale che il biadesivo farà subito adesione e terrà il pezzo fermo finché il silicone poi non si asciuga. A questo punto io mi metto subito a lavorare e poi incollo le strip LED. Ebbene, eccoci quindi tornati qui per i saluti. Naturalmente so già che vi starete chiedendo come faccio a controllare i colori dalla luce bianca. Beh, in questo momento ho un cavetto nascosto qui dietro con questo piccolo controller installato sopra che mi permette appunto di accendere la luce bianca piuttosto che spegnerla, mentre poi con il telecomandino vado a selezionare i colori. E qui in parete ho un pulsante generale che mi permette di accendere e spegnere l'alimentatore. Vi ricordo che questo pulsante è a dir poco importante, perché nel momento in cui non utilizziamo la parete togliamo completamente alimentazione, quindi la 220 volt dal nostro alimentatore, che è sicuramente meglio non tenerlo mai alimentato. A questo punto però mi sorge una domanda e la rivolgo a voi: che cosa posso utilizzare per riuscire a controllare bene i colori dal bianco? Quindi è necessario utilizzare un controller RGB white, ma fatemi sapere nei commenti se avete utilizzato già qualcosa e che non sia troppo cinese. Naturalmente vi starete anche chiedendo come ho terminato il bordo qui della parete. Questo lo scopriremo in un prossimo video, quando andrò a pitturare la parete, questa parete qui, e naturalmente andrò a terminare anche il bordo della parete decorativa. A questo punto io vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Instagram, e naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornato sui prossimi video tutorial e le recensioni in arrivo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Bum 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 bum.